Naturalmente il motor show è anche un momento di sport e Red Bull è sempre presente nel settore dello sport ad altissimo livello. Qui è presente, a parte che con una bella bevanda energetica, e mi serve perché dopo aver girato per questo motor show sono abbastanza stanco, quindi dopo di questo servizio mi berrò un po' di Red Bull. Però qui vediamo la Citroën C4, campione del mondo di rally con Sébastien Loeb. Vediamo anche naturalmente la Red Bull di Formula 1 con la Toro Rosso, che ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza con il tedesco Sébastien Vettel. Matthias Ekström è il pilota della vettura del Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, la Audi A3, che è sponsorizzata dalla Red Bull in quel campionato, ovvero il campionato tedesco Turismo. E questa è la vettura ufficiale della Volkswagen, come vedete targata Wolfsburg, Germania, che è sponsorizzata dalla Red Bull e che gareggia nelle gare di fuoristrada di altissimo livello. Red Bull è presente anche nel campionato americano della NASCAR, per quella che è la famosa categoria degli stock car americani, e questa vettura è qui presente nel motor show di Bologna. Si tratta di una Toyota Camry equipaggiata con motore da 5.867 centimetri cubi, un V8, con una potenza di 850 cavalli. Quindi questo è lo stand di Red Bull qui al motor show di Bologna. E adesso io vi faccio un saluto e mi bevo un po' di Red Bull. Red Ronnie, presente qui al Motor Show di Bologna, ciao. Buongiorno. Con te so che sei un personaggio molto conosciuto dal mondo dei ragazzi, giustamente perché hai fatto una carriera nel mondo della musica e ti meriti tutto questo, e io volevo parlare con te riguardo alla sicurezza dei ragazzi. Noi in Motor News cerchiamo sempre di dire, di stare attenti alla guida veloce delle macchine, a cosa si beve dopo la discoteca, tutte queste cose qua. Sicuramente una tua parola farà bene a loro. Io sono conosciuto al mondo dei ragazzi perché do spazio agli artisti giovani, nel senso che mi sono sempre occupato, anche qui a Miti della Musica Volkswagen, di dare spazio agli artisti che non hanno, dare voce a chi non ce l'ha, perché ormai chi fa musica propria non riesce più, in radio non ci vai, in TV ci vai solo se canti le canzoni del passato, nei locali ci vai se fai le cover, sempre canzoni del passato. E quindi Miti della Musica Volkswagen è nato per quello, e accanto poi chiaramente anche delle star. Per quanto riguarda i messaggi, non serve assolutamente niente dire ai ragazzi di andare piano, non serve a niente perché sono appelli fini a se stessi. Viviamo purtroppo in un mondo dove ai ragazzi vengono date aspettative di ruolo che non riescono, sanno di non riuscire a mantenere, come hanno dei genitori che hanno fatto comunque una carriera, che sono fatti una casa, loro hanno dei lavori precari. Inoltre sono nati nel benessere, quindi con tante insicurezze, e affogano le insicurezze nella falsa certezza che ubriacandosi si sta bene. In realtà no, non si sta bene. E è inutile dire ubriacatevi in tre e uno non beve, così guida la macchina per andare a casa. Il discorso è proprio oggi. Chi è forte è quello che non fuma, è quello che non beve, quello che non si droga, ma che mantiene una lucidità, perché viviamo in un mondo talmente in cambiamento, in cui è così importante rimanere lucidi per disegnare il mondo del domani. Per mondo del domani non intendo che noi cambieremo il mondo, però disegnare il proprio mondo del domani. E per disegnare il proprio mondo del domani è importante stare bene. Ma non solo non bere, ma mangiare bene. Io sono vegetariano, non mangio carne, non bevo latte, non mangio latticini, e la mia vita è cambiata, sto benissimo, sono 18 anni che non mi ammalo, che non uso antibiotici, che ho una lucidità straordinaria. Questo è stare bene, questo è avere una lucidità, essere fermi sulle gambe e sapere dove si va. Ecco. In tutto questo, bere, drogarsi, io poi sono amico di Andrea Muccioli, li vedo dei ragazzi di 17-16 anni con il cervello già bruciato, cioè attenzione, usare ecstasy, usare queste cose, brucia irrimediabilmente il cervello. Ci sono dei ragazzi che si ritroveranno a 40 anni con il morbo di Alzheimer, ma tanti, e noi stiamo veramente uccidendo una generazione, più generazioni di ragazzi.
Io ti ringrazio perché in poche parole, in parole semplici, hai fatto, in parole molto semplici e molto capibili, hai fatto un panorama degli ultimi anni dell'Italia, della gioventù italiana, quindi ti ringrazio per questo. Grazie a voi, buona musica e lucidità, perché vogliono che siamo rincoglioniti, vogliono che abbiamo paura. Essere rivoluzionari oggi è stare bene. E a te buon motociclo di Bologna. Grazie, ciao. Ciao. Ed è così in questo modo, da qui dallo stand de Peugeot, che noi finiamo la puntata numero 26 di Motor News. Noi faremo la puntata numero 27 di questo programma dedicato al mondo dell'auto direttamente da qui dal Motor Show di Bologna. Per il momento è tutto, noi vi aspettiamo la settimana prossima, sempre in questa rete e a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.